Essere stato debole con i forti allora e forte con i deboli dopo ha minato la credibilità. La stessa credibilità che oggi si fa fatica ad avere nel momento in cui deve avere un governo europeo dell'economia. E chi sta svolgendo oggi questo ruolo? La Banca Centrale Europea, un'istituzione che non ha questo compito, che non ha il compito di scrivere le lettere su come dobbiamo fare la riforma del mercato e quanti dipendenti pubblici dobbiamo avere. Cioè, e concludo, riusciremo a ricostruire questa credibilità nel sistema anche bancario finanziario se riusciremo a ricostruire la credibilità nel sistema istituzionale politico europeo.